Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di visita guidata online. Questi incontri nascono dalla volontà del Dipartimento Educazione di mantenere una porta aperta, nonostante la prolungata chiusura al pubblico della sala espositiva. Sono incontri di 40-50 minuti che purtroppo non possono in realtà sostituire completamente la visita nello spazio. Non possono esaurire tutti i temi della mostra e non possono in realtà neanche sostituire la vostra esperienza, perché un'opera va sempre anche vissuta e vista nello spazio che la ospita. Spazio, il contenitore, il contenuto e il vostro corpo che si muove nello spazio è fondamentale nella fruizione di una visita. Tuttavia, la tecnologia ci permette di mantenere questo ponte ancora oggi. Dunque, io sono Enrico, sono un mediatore d'arte, insieme a Michela, che oggi farà le riprese, saremo la vostra voce e i vostri occhi. Noi saremmo sempre in sala disponibili per rispondere alle vostre domande, aiutarvi a connettervi, avvicinarvi al contenuto di un'opera, al pensiero di un artista o di tutto il progetto espositivo. Oggi possiamo in qualche modo mantenere questo momento dialogico perché tramite la chat di YouTube potete, se volete, fare delle domande o dei commenti, in qualche modo cercheremo di leggerli e potervi rispondere. Oggi, che è giornata della memoria, la mediazione vorrei concentrarla maggiormente su quelle opere che trattano di temi significativi come appunto la memoria, l'identità, l'impegno sociale, la trasmissione e la testimonianza della storia, il rapporto tra le storie e la storia. Per questo non vedremo tutte le opere e su alcune magari proprio passeremo. Se voi volete sentire un altro tipo di narrazione, un altro modo di mediare la mostra che andiamo a vedere adesso, guardate sul nostro canale YouTube. Questa non è la prima visita guidata online. Sul nostro canale YouTube vedete due visite passate che abbiamo fatto a dicembre, una mia e una di un'altra collega, appunto per poter fare esperienza di un altro modo di raccontare la mostra. Vi dicevo dunque, concentriamoci un po' più sulle opere che parlano del rapporto con la memoria e la storia, e per farlo, per iniziare a entrare in questo tema, lasciamo che ci diano il benvenuto le prime due opere. Abbiamo Pietra Pertosa dell'artista palestinese Emily Jassir, prodotta specificamente per questo progetto, e a colpo d'occhio riusciamo ad abbracciare Where Do I End and You Begin, un'opera del 2012 dell'artista indiana Shilpa Gupta, E laggiù in fondo. Ci danno il benvenuto all'ingresso degli spazi espositivi di Via Limone 24 per introdurci il progetto Push the Limits, la mostra che Beatrice Merz e Claudia Gioia hanno concepito apposta per questi spazi, una mostra nata prima del blocco Covid e ovviamente non pensata esclusivamente per la giornata della memoria. E tuttavia una mostra che vedrete tratta temi molto impegnativi. Sarà una visita un po' impegnativa e credo pertinenti con la giornata di oggi, con le riflessioni che possiamo fare nella giornata di oggi. Guardiamo la prima opera. Pietra Pertosa, dell'artista, vi dicevo, palestinese Emily Jassir, e dal titolo dichiara la sua origine. Pietra Pertosa è un comune in provincia di Potenza. E anche nel materiale in cui è fatta, è pietra di Gorgoglione, pietra locale. E vediamo che c'è una frase di benvenuto in doppia lingua, Ahlan wa sahlan in arabo e una sua possibile versione non letterale in italiano, sei venuto tra la nostra gente e la tua vita è sicura. Questo è il motto di Pietra Pertosa. Vi racconto un aneddoto di come è nata quest'opera, perché effettivamente vale il tempo dell'ascolto. Emily Jassy nel 2019 si trovava a Pietra Pertosa in occasione di Matera, capitale europea della cultura. E
vagando per la città di Pietrapertosa, fu stupita perché lei palestinese riconosceva elementi della cultura araba. C'è un quartiere, detto il quartiere antico del paese, che è chiamato Rabatà, che è una parola chiaramente ricollegabile a terminologia araba. Inoltre i numeri civici delle case erano scritti in arabo e mentre lei passeggiava, i vecchi del paese la apostrofarono salutandola con Ahla wa sahlan, vieni ospite, vieni a casa nostra, vieni a bere il tè. Una perfetta sconosciuta, ovviamente non la conoscevano, non la riconobbero, era una turista, una straniera. E lei fu stupita di sentirsi parlare in arabo nel sud Italia. Dice, ma sapete cosa vuol dire Ahla wa sahlan? Certo. Vuol dire sei venuta tra la nostra gente e la tua vita è sicura, perché Pietrapertosa nasce da una comunità araba dell'ottavo, nono secolo dopo Cristo. E per noi questa tradizione, questa identità e questa ospitalità sacra che abbiamo ereditato dagli arabi, per noi rimane sacra. Dunque vieni, condividiamo assieme le nostre storie. E ci fu questo piccolo momento magico di comunione, assolutamente in attesa, tra persone estranee. In quel momentino del 2019 in un piccolo paese del sud Italia. Per quello è nata Ahla wa Sahlan, Pietrapertosa, una opera che usa la parola, è un'opera che ci parla, è l'opera che ci dà il benvenuto, è l'oggetto parlante dell'arte, che usa la parola come ponte per collegare possibili diverse sponde. Perché vedete, ci sono i pallet, quest'opera è in transito, attualmente, temporaneamente qui, attraverserà altri spazi, altri luoghi, per poter tornare auspicabilmente alla sua origine, perché la volontà è quella poi di installarla permanentemente nella città di Pietrapertosa. Se noi guardiamo Shilpa Gupta, ci possiamo avvicinare un po', forse riusciamo a vederla un po' di più dallo schermo, vediamo un altro oggetto parlante, perché è una scritta che dice io, where do I end and you begin? Questa frase che è una domanda, non al punto interrogativo, però possiamo facilmente leggerla, anche se tutte le lettere sono consecutive, non ci sono spazi. Dove inizio io? Dove finisco io e inizi tu? Una frase che in realtà è fatta come una sorta di manifesto pubblicitario, una luce molto forte, che potremmo immaginarci facilmente in giro per le strade o per la città, ed effettivamente qua siamo fuori dalla sala espositiva ancora. Shilpa Gupta usa molto questa parola io nella sua arte e lo dice, dico io perché anche tu che leggi, leggi io. La mia storia può anche essere la tua storia. E quando tante persone leggono io, contemporaneamente in questo modo disgreghiamo un po' quell'egocentrismo chiuso e apriamo uno spazio comune dove è possibile dialogare, pensare insieme. Push the Limits sarà questo. È un canto di 17 voci, 17 artiste viventi, tutte di età e nazionalità diverse, che si presentano tutte con una sola opera per poter ragionare sul concetto di limite. Opere fatte per la mostra o recenti, comunque la più vecchia del 2008, e la vedremo. Il limite. Ve lo suggerisco in questo momento, il limite come soglia. Soglia che inevitabilmente distingue, ma non divide. Soglia che è luogo di incontro tra io e l'altro, l'estraneo, l'alieno, e di incontro tra i portati che ciascuna identità ha, tra le memorie, i vissuti, le tradizioni. Andiamo a vedere dentro la sala espositiva un'altra opera, una terza opera parlante di Barbara Kruger, che credo dialoghi molto bene con Shilpa Gupta.
Siamo finalmente entrati nella sala espositiva ed ecco Barbara Kruger. Pensa a me, pensando a te. Di nuovo una scritta statica, come le prime due opere che abbiamo visto, uno slogan che parla di io e addressa direttamente, addressa, apostrofa direttamente il tu. Barbara Kruger lavora con la pubblicità, perché lei si forma come grafica e designer e unisce il linguaggio pubblicitario, il linguaggio dei mass media e la cultura di massa a una sua particolare sensibilità sui diritti civili, ragionando ad esempio come il linguaggio della cultura di massa tenda a modificare il pensiero dell'individuo, in realtà volendo disgregare l'individualità e l'identità, perché deve creare la figura, il carattere, il personaggio del consumatore. Pensa a me pensando a te, è uno slogan mastodontico, una parete di 10 metri per 10 fatta apposta per questa mostra. Quindi un'opera monumentale con lettere gigantesche che in qualche modo si impongono su di noi. È un imperativo, non è la domanda di Shilpa Gupta, è molto diverso l'approccio, anche se è così delicato, cioè delicato, semplice, asciutto, nero e chiaro, bianco, sfumato. Con queste lettere, e lo sfumato dona un po' di dinamismo, mi fa pensare ad esempio ai billboard dove i prismi ruotano e cambiano il messaggio pubblicitario, ma vi restituisco il pensiero di una mia collega che diceva: questo sfumato è un po' come in realtà sfumare il confine tra io e te. C'è un'assonanza in qualche modo, possiamo leggerla un'assonanza con Shilpa Gupta, nonostante la così grande differenza. Questo è un pensiero che adesso vi propongo, ma che potremo esplorare un pochino oltre e lo vedremo bene durante il corso di tutta questa visita. Non esiste una vera cesura tra dentro e fuori. I pensieri civici, il modo in cui noi ci rapportiamo con l'altro, ovviamente, ma che sia uno straniero o il nostro familiare, con gli oggetti, con il tempo, con lo spazio. Il modo in cui noi pensiamo e agiamo nella vita. Tutti questi pensieri li portiamo all'interno della sala espositiva quando facciamo una visita in una sala di arte contemporanea. E i pensieri che oggi svilupperemo qui li porteremo anche all'esterno. Vi dicevo, questa soglia che non divide in realtà, pur distinguendo. Abbiamo attraversato la tela di Caterina Grosse. Guardiamola un attimo. Caterina Grosse è una pittrice. Ora abbiamo parlato di parola, abbiamo chiarissimamente sentito l'opera che ci apostrofava, no? Sono oggetti parlanti quasi come i pronipoti della scultura funeraria antica che ci diceva: viandante, fermati un attimo, ascolta la mia storia e se c'è qualcosa da imparare, imparalo. Però non si usa sempre solo la parola per comunicare. Caterina Grosse è pittrice. E usa il linguaggio della pittura, pittura astratta, pittura spruzzata con l'aerografo, con la spray gun, lo riconosciamo dal colore puro che fa queste grandi macchie, il modo in cui è sovrapposto, si sovrappongono le tinte o colano assieme. Vedete che c'è del bianco perché ovviamente la tela deve essere annodata, piegata, colorata e quando la distendo si creano questi effetti cromatici. Ed è anche interessante il fatto che Caterina Grosse usi la spray gun perché in qualche modo distanzia, distacca l'effetto, l'azione, il gesto del pittore. È molto diverso dal pennello, è poco controllabile, molto poco controllabile. Forse più intuitivo e molto casuale, ma c'è questa sorta di presa di separazione, di presa di distanza tra la mano che deve trascrivere l'intenzione e poi l'effetto che risulta sulla tela. Qui per noi, per la mostra, ha creato un sipario, una membrana permeabile che noi abbiamo attraversato con un atto volontario che mette in comunicazione, anche se ci ha svelato in qualche modo il paesaggio della sala espositiva, non è una parete che blocca il flusso tra dentro e fuori. Giriamoci un po' attorno, esploriamola di nuovo.
guardiamo anche una piccola curiosità. Noi un'opera frontale, una pittura, tendenzialmente la affrontiamo, no? Di fronte. C'è un retro e un fronte, e il fronte al disegno, il fronte al segno, il fronte all'arte. Invece quest'opera si presenta sfacciatamente dal retro. E anzi, diventa cromaticamente, visualmente interessante, tanto quanto il fronte. Non c'è tutta questa grande differenza. Venite. Noi da qui abbiamo visto il disegno, il segno. E possiamo penetrare questa membrana permeabile da diversi punti di vista. Siamo passati in mezzo, poi ci giriamo da lì sotto, adesso magari passiamo qua contro la parete, immersi letteralmente nell'opera d'arte. Del colore. Andate avanti voi, perché anche questo svelare la sala ha un effetto, voluto certamente, che provoca pensieri. Accostiamoci a Chiaruscioto, in realtà di Chiaruscioto ne parlo poco, vorrei parlarvi invece di Jenny Holzer, ci accompagna Chiaru nella curva e quindi parliamo un secondo anche di quest'altra pittrice, si forma come pittrice, usa il filo di cotone, famosa per i suoi fili, sovente neri e rossi, molto drammatici, qui invece bianchi in un momento dove si sentiva più ottimista. È famosa perché con i fili di cotone lei crea reti, con cui disegna, come in questo caso, o intrappola oggetti evocativi di transizioni. Le barche, lo vediamo, ma anche le chiavi, le porte, torna di nuovo l'idea della soglia, le scarpe, i vestiti, le valigie, le lettere, i libri, un'idea di viaggio attraverso invece forme letterarie. Where are we going? Il titolo dell'opera. Dove stiamo andando? Un passaggio, una connessione tra il presente, il passato, che ovviamente abbiamo, che possa essere individuale o collettivo, le piccole storie o la grande storia, e il presente per poter immaginare un possibile futuro. Non ci dice se il futuro è bello o brutto, sta a noi. Io posso leggere quest'opera come andare verso un al di là. Positivo, negativo, una trascendenza, posso immaginare queste opere, queste barche come se stessero precipitando al suolo. Una visitatrice un giorno mi disse: non vanno da nessuna parte perché la rete le blocca. Ognuno di noi è libero di poter sviluppare pensieri in questo, pensieri liberi, per poter agire, ovviamente, non sono limitati alla semplice speculazione. Ecco, è questa l'opera che volevo farvi vedere, Jenny Holzer. Abbiamo di nuovo la parola, si collega immediatamente alle prime tre opere che abbiamo visto. Sworn Statements del 2019. È una parola, come dire, un flusso di testo, innanzitutto c'è una grande differenza, ci apostrofa in modo diverso dalle parole scolpite o fisse. Ma se voi foste qui, forse quest'opera vi darebbe un senso quasi di leggero disagio, perché innanzitutto è posta in alto, è scomoda, diciamo così. Se guardate me, io sono costretto a tenere, anche se mi allontano un po', sono costretto a tenere il collo in alto per lunghissimo tempo, perché il testo sembra non finire mai. Anche questo crea a un certo punto una tensione non indifferente. L'opera è graficamente, visivamente aggressiva, perché è un manifesto, non è una di quelle luci a LED che sarebbero esposte all'esterno e che ovviamente devono essere aggressive le forme pubblicitarie della città, perché devono catturare l'attenzione di un passante sovente distratto. Però capite che l'attenzione che abbiamo nel paesaggio urbano, dove siamo bombardati di stimoli, è ben diversa dall'attenzione a cui noi ci prepariamo, che siamo disposti a dare in un ambiente
paesaggio come invece una sala espositiva. Quindi qua il senso di aggressività visiva dell'opera può essere ancora più forte. Inoltre, l'aggressività e la crudezza anche del testo. Sworn statements sono le dichiarazioni giurate raccolte a partire dal 2004 dal Criminal Investigation Command. Alcuni mass media americani fecero scoppiare un caso divulgando la notizia di probabili, credibili abusi che in una base in Afghanistan i soldati americani stavano perpetrando contro i detenuti afghani, crimini contro l'umanità, quindi torture, interrogatori veramente ai limiti del disumano. Il Criminal Investigation Command raccolse durante una lunga inchiesta centinaia di dichiarazioni giurate e alla fine tutto si concluse considerando valida scagionando di fatto i militari americani che non subirono nessuna conseguenza diretta. Jenny Holzer lavora da tempo sul tema innanzitutto della verità, una ricerca di cosa sia la verità. In questo caso da tempo lavora con documenti governativi statunitensi, archiviati oramai dismessi, che trattano della situazione mediorientale dei primi anni del XXI secolo e Sworn Statement è appunto una delle ultime opere di questo processo. Mi metto qua un secondo per affrontare ora un momento di, diciamo così, una piccola pausa. Siamo vicino a un'opera di Marisa Mertz, padrona di casa, ospite che ci apre le porte. Ci troviamo non a caso nella Fondazione Mertz. L'architettura è una ex centrale termica delle officine Lancia del 1936 e quindi è testimonianza, ricordo, memoria del passato industriale di Torino, ma fu abbandonata da lunghissimo tempo, fu fortemente voluta da Mario, e nella visione di Mario nasce la Fondazione Mertz, che è architettura, casa aperta, luogo di contatto con la contemporaneità. La memoria è motore attivo per liberamente pensare, per liberamente agire. Per questo tutte le mostre qua si confrontano con il pensiero di Mario, che era connesso a questo flusso tra interno ed esterno. L'architettura può farci pensare alla forma dell'igloo, che era tipico di Mario, la semisfera che distingue chiarissimamente un dentro e un fuori, ma non è impermeabile. Il dentro e il fuori continuano a dialogare. La vita di tutti i giorni dialoga con l'interno, ovviamente qui sotto l'ottica dell'arte. Per una mostra tutta di donne, la padrona di casa è Marisa. L'opera di Marisa invita costantemente al silenzio, per tendere l'orecchio, per porgere maggiore attenzione, per concentrare l'attenzione. Quindi io vi lascio qualche istante in compagnia della sua discreta presenza per raccogliere un attimo le fila di quanto abbiamo detto finora e quando poi Michela vorrà, continuiamo con la seconda parte della visita. Le opere ci parlano. Penso che oramai stiate cominciando a entrare in quest'ottica. E queste opere, quelle su cui mi sto concentrando ovviamente,
massimamente ci chiedono di confrontarci sul pensieri, diciamo pregiudizi o quelle forme di pensiero che ereditiamo, che accettiamo, che talvolta ci vengono imposte e a cui noi ci conformiamo per esprimere noi stessi e il nostro rapporto con il tempo, lo spazio, le cose, gli oggetti, le persone. Continuiamo, riprendiamo un attimo le fila con Carrie Mae Weems, artista afroamericana degli anni 50. Nel 2008 lei fu chiamata ad Atlanta per spiegare a dei giovani studenti del college cosa furono gli eventi degli anni 60-70, la violenza che segnò l'America negli anni 60-70 e quindi i rapporti tra la comunità afroamericana e quella americana, ad esempio la morte dei grandi leader dei diritti civili, Malcolm X, Martin Luther King, Edgar Evers. I Black Panther, lo vediamo qua nella prima fotografia, gli studenti della classe vestiti come i Black Panther, loro non potevano aver vissuto quegli anni. Carrie Mae Weems, sì, aveva 13-14 anni all'epoca. Il progetto che nasce da questo momento aneddotico è Constructing History, un video di 24 minuti e una serie di fotografie, qui ne vediamo tre, e l'opera del 2008, una delle più vecchie che vi dicevo presente. Constructing History utilizza un mezzo tipico di Carrie Mae Weems, cioè con la fotografia rimettere in scena dei tableau vivants, dei documenti storici, che possono essere foto iconiche. Qua vediamo ad esempio gli istanti prima della morte, dell'uccisione di John Kennedy. È una foto evocativa, molto teatrale, eh? Riconosciamo, facciamo un confronto con la prima foto. Vedete, la prima foto è chiarissimamente una set teatrale con quinte, si vede una classe ripresa da dietro che guarda verso il futuro, vestita come i Black Panther, appunto, una classe che, riponderando il passato, immagina il suo possibile futuro, guardano in avanti, in un ambiente pregno di simboli, il tempo, lo spazio, la differenza di genere. Nella stessa classe abbiamo la messa in scena che ci rievoca gli istanti prima dell'uccisione di John Kennedy. Se noi cerchiamo in internet le fotografie, scopriamo subito che ovviamente non è la riproduzione precisa di una foto. Anche questa, che non è in una location teatrale come Kennedy, sembra quasi una foto di documentario, una foto di giornale, rievoca la cattura di Angela Davis. Questo discorso possiamo cercare online e trovare facilissimamente le immagini che ci mostrano che questa è un'evocazione, una ricostruzione evocativa e non la riproduzione fedele di un documento storico. Carrie Mae Weems interroga in tutta la sua arte il tema di cosa vuol dire costruire la storia, anche se quest'opera si intitola Constructing History, è un tema che copre tutta la sua produzione. Costruire la storia tramandandola. Io ho vissuto certi eventi storici, ma mi è stata data memoria di altri, per Carrie Mae Weems, ad esempio, la Seconda Guerra Mondiale, che lei non ha potuto vivere. Cosa ho imparato io? Come mi hanno insegnato ad essere? Cosa io ho accettato o modificato? Come sto insegnando ad essere? Come tramando io agli altri? Perché la storia, per lei, è comunque anche connessa dalle storie, anche piccole. Qui stiamo parlando dei grandi eventi, di grandi personaggi, di icone, ma ci sono anche i piccoli studenti e nelle sue opere lei usa anche se stessa, la sua famiglia, biografie di gente comune. La storia è un luogo attraverso cui ci si sposta con il corpo. Ecco perché questa necessità di rimettere in scena l'evento tramite il tableau vivant. Che sia un evento iconico o che sia una memoria personale o una fotografia di famiglia.
Questo concetto delle piccole storie che plasmano lo spazio nel corso del tempo e in qualche modo segnano anche la storia, o il rapporto al contrario della storia con le piccole storie, lo troviamo nell'opera di Sue Williamson, Other Voices, Other Cities, un progetto lungo iniziato nel 2009 e sembrerebbe concluso da poco, 2018-2019. Quello che vediamo a colpo d'occhio sono 11 fotografie che ritraggono luoghi veri, città, e possiamo facilmente capire che si tratta di 11 città diverse, ma in tutte l'elemento che leggiamo comune, persone qualunque, che tengono in mano lettere che compongono uno slogan. Sue Williamson, inglese del 1941, si trasferisce però a Cape Town con la famiglia nel 48, quindi era piccolissima. Ovviamente, dico ovviamente, insomma, avete capito che mi sto concentrando su questo tema, anche lei tratta dei diritti civili, si interessa alla questione dei diritti civili, lo fa inizialmente con il suo contesto, l'Africa del Sud, sotto l'apartheid, ma dopo estende a tutto il mondo. Ed ecco, Other Voices, Other Cities. Guardiamo qualche fotografia assieme. Siccome oggi è il giorno della memoria, vorrei iniziare da Cracovia, che si trova lì in alto. Cosa succede con Other Voices, Other Cities? Lei va in una città, raccoglie attorno a sé un gruppo di persone, qualunque, e incomincia a domandarsi qual è l'anima di questo posto. Tu sei qua, quindi quali sono i pregi, quali sono i difetti, se dovessi riassumere lo spirito della città in uno slogan, che frase sceglieresti? Il gruppo commenta una serie di slogan, viene scelto uno, viene votato da tutti, che viene realizzato in lettere di materiale qualunque, cartone, materiale plastico, forse eventualmente dipinto, e poi si sceglie un luogo evocativo per poter fare la foto. Cracovia, lo vedete lassù, lo slogan fu Youth Facing History, la gioventù affronta la storia. E effettivamente il gruppo è fatto da giovani, li riusciamo vagamente a riconoscere, forse dallo schermo non si vede benissimo, dal vivo riusciamo a capire che è gente giovane. Sono di fronte al muro del ghetto. Cracovia è la città nota e tuttora sede di turismo storico perché è vicino ad Auschwitz. Questo facing molto forte, la gioventù affronta. Si confronta, ma non distoglie lo sguardo dalla storia. Guardiamone altre. Questa, qua è più in basso, forse è più facile. Possiamo anche avvicinarci da quest'altro lato, così la vediamo nei dettagli. Volevo farvi vedere Hong Kong. Molte di queste 11 città sono palesemente, dichiaratamente politiche. Hong Kong è questa metropoli orientale. Vediamo lo slogan, no, time, to, stroll. Non c'è neanche il tempo per passeggiare nella frenetica Hong Kong. Siamo in un crocevia trafficatissimo. E se io perdo il semaforo verde e non sto al passo della città, mi trovo bloccato in mezzo alla strada, esattamente come questi poveri turisti. Vedete che per quanto riguarda le lettere scelte, il gruppo di bordare la lettera con i LED, proprio per quel discorso dell'aggressività del messaggio pubblicitario che deve catturare lo sguardo in una città piena di luci e lucine. Il colore è giallo. C'è una particolarissima parte di questa foto, Time, venite a vedere, dove hanno dei costumi addirittura gialli. Il giallo a Hong Kong non è un colore neutro. Eccoli qua. Uno è vestito da pollo. C'è un pollo, c'è Pikachu forse. Il giallo a Hong Kong non è un colore neutro, è da almeno la metà dell'Ottocento è associato alle battaglie per i diritti civili. Questa foto è del 2013, ma l'anno successivo ci sarà poi
la protesta degli ombrelli gialli. Probabilmente qualcosa già girava, se no il gruppo non avrebbe scelto questo colore a caso ad Hong Kong. E subito accanto una particolare, strana foto, perché è l'unica delle 11 dove parte del testo non si legge. Ogni foto ha ovviamente come titolo lo slogan, quindi noi, anche se non lo vediamo, sappiamo, possiamo ricostruire cosa doveva esserci scritto. Lo slogan di Berlino, perché siamo vicino, davanti al Reichstag, era: desta un poco di sospetto se hai troppi soldi. It's a bit suspicious if you have too much money. Cosa successe? Che riuscirono a scattare due foto, queste due, e poi, nel momento in cui doveva comparire suspicious too much money, intervenne la polizia, perché non si voleva che questo slogan fosse associabile al Reichstag, alla città di Berlino. E ci fu un confronto con la polizia, e si scese a patti, si decise che non si doveva mostrare la frase, però se volevano tenere in mano, cioè far finta, fingere simbolicamente di tenere in mano le lettere, quello era concesso e venne fuori questa manifestazione, questa dimostrazione di protesta sostanzialmente contro una forma di censura, resa ancora più evidente. Ce ne sono ancora solo due, ve ne associo, si potrebbe parlare all'infinito di questa mostra e di quest'opera soprattutto, però abbiamo una particolarità, questa che riuscite a vedere adesso, Maputo in portoghese, o che nós cometamos nunca pode ser parado, ciò che noi cominciamo non può mai essere fermato, delle frasi fatte. Messe in scena, la frase sostenuta di fronte al murales del barrio di Maputo, dove sono rappresentati Noemia de Souza e José Craveirinha, due poeti che si batterono per l'identità negra nel movimento della negritudine e per i diritti civili di Maputo, ma lo fanno in lingua portoghese, la lingua dei colonialisti. È stata una scelta loro, perché l'anima di Maputo è quella dei versi di Sousa e Craveirinha, che scrivevano in portoghese. Mentre invece, subito sopra, molto in alto, troviamo Who is Johannes? Chi è Giovanni che dal nome ha Johannesburg? Siamo sempre quindi nell'Africa del Sud, proprio in Sudafrica a questo punto. Johannesburg, città talmente piena di etnie, crocevia, infatti quello è un snodo molto trafficato di taxi dove la gente cambia per andare in altre destinazioni, passando attraverso Johannesburg, ha disgregato talmente tanto l'identità personale che non si sa neanche chi sia quel Giovanni che ha dato il nome a Johannesburg. E Sue Williamson, nel suo blog online dove descrive alcune di queste foto, è interessante che metta assieme proprio la città di Johannesburg con Maputo attraverso un libro, Lost and Found in Johannesburg, di Mark, devo leggerlo, non riesco a ricordarmi il nome, di Mark Gewisser. Metteva in luce come la mappa di una città segni fortissimamente la distinzione razziale di queste città coloniali. Quindi, per esempio, in Maputo, lei traeva questa suggestione appunto da Lost and Found in Johannesburg, anche in Maputo io vedo la zona bianca con le sue stradine ben nominate, tutte perfettamente riconoscibili, attorno a cui c'è la terra di nessuno, che è la zona nera, in questo caso, dove le strade neanche hanno un nome e si vanno poi a disperdere e a confondersi nella campagna intorno. Ultime due opere.
Bukra Khalili. Bukra Khalili si presenta con noi, è una giovane artista marocchina del 75, si presenta con noi, per noi con un video di 45 minuti, che ovviamente non vediamo. 22 Hours del 2018, ma l'anno successivo pubblica, relativo sempre a quel video, The Radical Alliance, una pubblicazione d'autore che riassume, cioè ci permette di esplorare il video. Quindi io esploro con voi, veniamo in un posto un po' più comodo, io esploro con voi questa pubblicazione per poter almeno parlare di Bukra Khalil. L'alleato radicale è Jean Genet. Vedete che la rivista mette documenti d'epoca per parlare di quando Jean Genet fu invitato in America a sostenere il movimento dei Black Panther. Jean Genet non si limitò a firmare o ad aggiungere la sua voce, era comunque un importante intellettuale francese, benché abbastanza complesso da situare, stato spesso in carcere, ladro, prostituto. Non poteva entrare di per sé in America, perché appunto era stato in carcere, quindi gli era impedito di entrare nel territorio americano. Lui volle andare illegalmente a sostenere la battaglia per gli emarginati. Qua un'intervista a Jean Genet, degli scritti di Jean Genet, scrisse importanti testimonianze, tra cui il discorso più famoso, il May Day Speech del 1 maggio 1970, e negli stessi anni 70 andò anche in Giordania a sostenere le battaglie dei palestinesi che non avevano una nazione. Conobbe dei Black Panther. Bukra Khalili, in 22 Hours, si interroga su cosa volesse dire o le implicazioni che questi suoi gesti di Jean Genet ebbero. Cosa vuol dire narrare le storie? Cioè, leggendosi, vede molto bene nelle sue parole l'oscillazione continua tra history, telling history, e invece telling stories, un gioco che in italiano un po' si perde. Come fa? Va a Boston, dove Jean Genet era stato, ripercorre i passi di Jean Genet, e insieme a due giovani bostoniane, ragazze afroamericane oggi impegnate nella difesa dei diritti civili, ricostruisce le parole e gli spostamenti di Jean Genet insieme a Douglas Miranda, un Black Panther che fu lì, conobbe anche Jean Genet, e insieme a lui organizzava i movimenti di Boston. Si interroga alla fine sulla poetica di Jean Genet, perché tutto è ispirato a Prisoner of Love, l'ultimo scritto, il memoir di Jean Genet, appunto relativo a quel periodo, e all'ultima parte, gli ultimi scritti di Jean Genet, dove lui si descriveva come il delizioso nemico che doveva essere smembrato, perdere la propria identità, decostruito. Ok, c'è stato un momento di inclinazione. Per porsi alla fine una domanda fondamentale per il nostro tema, questo. Cosa vuol dire testimoniare? Chi è proprio, queste sono le frasi finali dei 45 minuti di video. Alla fine, chi è il testimone? È colui che ancora parla oltre la morte? Colui di cui i cui libri parlano per lui, e lui parla per coloro che non hanno più modo di parlare, coloro che sono magari adesso in silenzio, messi sotto silenzio. Oppure, c'è anche un oppure in realtà, colui che
non può più parlare, ma il cui ricordo rimane con noi. Oppure colui che vuole parlare. In realtà l'opera di Khalili è molto complessa e poetica, affrontando il pensiero di Jean Genet. Queste sono le ultime parole che Jean Genet scrisse prima di morire. Appunto, vi dicevo, confrontandosi con Prisoner of Love, aiuto, c'è un momento, faccio così, confrontandosi con Prisoner of Love e con questa idea di decostruzione che Jean Genet fa del proprio corpo. Bukra Khalili è marocchina e ragiona anche sul concetto di creolizzazione, se vale la pena parlare di creolizzazione. Dice una frase estremamente interessante. Ci sono anche dei saggi critici, ovviamente, sull'opera. Qua un critico cita Paul Celan, ovviamente. Nessuno testimonia per il testimone. Ma la frase che vi volevo ancora leggere di Bukra Khalili è questa. Sul concetto di creolizzazione. In qualche modo un processo organico, creolizzazione come movimento della storia e mobilità umana. Per Genet fu un processo di distruzione del suo essere bianco, bianco con la supremazia bianca. Jean Genet odiava su di tutti la Francia, come lui francese, perché era il paese che per la supremazia bianca metteva a tacere gli emarginati, lui stesso emarginato. E partì con distruggere se stesso in quanto uomo bianco. È questo che sostanzialmente lo rese l'alleato più radicale, tanto che i Black Panther lo chiamavano camerata, fratello. Per concludere, forse questo ovviamente sono pensieri forse a noi un po' lontani, sono personalità molto impegnative, ecco. Magari non tutti possono riconoscersi in certi pensieri. Quindi io vorrei concludere con qualcosa di un pochino più, non so, quotidiano, diciamo così, con l'opera di Maria Papadimitriou. Per questa mostra Maria Papadimitriou crea il diamante dell'alterità, il caleidoscopio dei moti dell'anima. Lo specchio che ci chiama narcisisticamente, che ci compiace, che ci distorce, gli specchi del Luna Park, che ci deframmenta unendoci a parti di paesaggio, che ci restituisce a noi stessi in modo diverso. Lei dice, dichiara, che quest'opera nasce come suggestione dalla frase di Rimbaud, io e un altro. È sbagliato dire io penso, sarebbe più giusto dire io sono pensato. E a me piace collegarla a una frase di Mario Merz, una riflessione sul fatto che l'uomo è più cosmico se non si guarda allo specchio. Facciamo un giro intorno, vediamo come ci possono essere queste restituzioni a noi stessi in modo decostruiti, un po' deframmentati, fusi con altri elementi. Mi piacerebbe concludere con questo, ritornando al pensiero iniziale, che il limite come soglia in realtà distingue, non confonde, ma non separa, unisce. Se non ci sono domande, io vi ringrazio anche da parte di Michela e speriamo di potervi accogliere quanto prima di nuovo con noi. Buona serata.